Ciao a tutti, carissimi amici di Storia di Mieli. Eccomi qua, questa mattina sono venuto a controllare un apiario che poverino, è stato spostato poco prima del brutto tempo. E la cosa più interessante è che stanno tutte abbastanza bene, tranne due, che sono molto provate dal freddo e dai giorni prolungati di pioggia. Ciao, bellissimo, guardate che bel cagnetto che abbiamo. Ciao, 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 bello. Wow. Tu controlli le apine? Allora, stavo dicendo, due in particolare, fortunatamente solo due, sono molto provate dal freddo che hanno avuto. Cosa faccio? Penso sono rimaste senza scorte, assolutamente senza scorte. Allora, ecco qua, soccorso con melari pieni di miele cristallizzato dell'anno scorso. Vedete? Abbiamo miele cristallizzato che l'anno scorso in autunno non ho più smielato. Adesso allora sopra la famiglia escludo con l'apiscampo il melaro che avevano, anche se comunque vuoto, e gli do come nutrizione un bellissimo, ciascuno una a una e una all'altro, due bellissimi melari pieni di miele cristallizzato. Lo sforchetto appena un po' e vedrete che con tutta probabilità in poche ore, in pochi giorni recupereranno. Poi adesso il tempo dovrebbe sta volgendo al bello, perciò dai, siamo speranzosi. Vedete? Una col coperchio sollevato e l'altra là col coperchio sollevato. Poi c'è una resina vergine, ma quello va tutto bene. E fortunatamente vedete da qui comincia un po' di acacia. Qua si vede. E soprattutto sta cominciando un po' di sole, ragazzi. Quello che desideriamo è il sole. Sole, vieni, aiutaci. Dai, dopo vi faccio vedere. Vado in soccorso alle nostre apine. Bellissimo. A dopo, ciao. Ciao a tutti. Alessandro Stordimieli. Come dicevo prima, ecco qua, abbiamo un melario dell'autunno scorso. Siamo ormai a fine maggio. Questo melario cristallizzato che non ho. Fortunatamente ne abbiamo 20 o 30 e perciò ci saranno in certi momenti molto utili. Vedete? L'ho appena un po' sforchettato e subito le apine vanno a rifocillarsi. Queste sono una delle due famiglie, è una delle due famiglie che ha particolarmente sofferto boh, non so, giornata, settimana, 2 settimane di freddo e piogge. Era molto provata, diciamo così. E guardate. Eccole qua, finalmente ragazze, il sole, wow che bello, e soprattutto un po' di nutrizione super naturale, queste miele di Storie di Mieli d'autunno scorso, vedete? A volte serve conservare. Ciao, vedete anche qua, oh. Si vede, sì, scusate col sole vedo poco, ma sforchettato per agevolarle nel mangiarsi la parte percolata, poi visto che comunque logicamente in questo periodo avevano il melario, perché avevano un melario che in teoria sarebbe stato dovuto essere pieno di miele squisito di acacia. Noi abbiamo dato questo l'autunno scorso da mangiarsi e mettiamo l'apiscampo e il melario che avevano loro precedentemente. Così le apine scenderanno, mangeranno tutte, il melario che avevano rimane intonso e poi fra qualche giorno rivaluteremo cosa fare. Ciao ragazze, ecco qua, nutrizione super naturale per le nostre apine, in caso di necessità e cerchiamo di fare di tutto. Ciao, e ragazze, finalmente sole, la cassa qua in fiore e voi divertitevi. Non fatevi birbanti, voi a fianco, ma aiutatele. Ciao bellissime.